E ciao a tutti e bentornati alla run veterana con Flak su Borderlands 3. Io sono Roid, nello scorso episodio abbiamo farmato Oki la volta per mezz'ora ed è stata una tortura. E non solo quello, l'ho farmato per tipo 10 ore e passa off camera per cercare di ottenere le Monarch che ci servivano. Le ho ottenute. Purtroppo non sono tutte Godroll. Mi pare di averne ottenuta alla fine soltanto una Godroll, che era questa verde. Tutte le altre non lo sono. Però, almeno, mettiamola così, almeno, mo' abbiamo le Monarch dei tre elementi che mi servivano. Vedete che purtroppo quella elettrica mi è venuta per 8, che è un enorme problema, perché mi farà fuori le munizioni in un attimo. Però... Oh, che dire, queste sono quelle che ho ottenuto, me le devo far accontentare. Quindi, cosa andremo a fare oggi? Oggi andremo a fare il raid dei guardiani, ma, piccola sorpresa, prima di fare ciò, quando sto registrando questo video, al momento a Skywell ci sta il mercato nero di Maurice e ha una Rowan Skull. Quindi mi sarebbe estremamente utile andare a pigliarmi quella Rowan Skull, così non la dobbiamo farmare da Pioggia Rossa, che sarebbe veramente un gran problema farmarla da là. Prima di continuare, iscriviti per non perderti nessuna delle prossime run, guide e tutorial su Borderlands 3. Eccoci quindi arrivati. Il mercato nero è assolutamente vicino. E intanto abbiamo anche la possibilità di testare un attimino come si comportano le monarche che abbiamo qua. Cioè, le ho letteralmente ottenute e utilizzate solo per continuare a farmare kill a volte. Tanto più che questa qua, la incendiaria, è l'ultima che ho ottenuto, che mi sarebbe stata veramente utile ottenerla fin dall'inizio. Non vado neanche a utilizzare il tre... Che bello. Che bello, che bello, che bello. Il raid dei guardiani sarà molto divertente. Mamma mia. Adoro. Ok. Ok, immaginate se stessi usando il bipiede. Dai, dammi la Rowan Skull. Ma vieni. Ok, c'è la Rowan Skull incendiaria, fantastico. Ok, senza revolver non è che sia quel granché, però. Allora, io direi. Io quella che c'avevo l'ho buttata. No, ce l'ho qua. Io c'ho questa, che è elettrica. Quindi una Rowan radioattiva non mi serve. Direi che possiamo prendere quella incendiaria e fine. Poi, dando che ci sono, vendo un po' della schifezza che ho in inventario. Ok. Allora, prendiamo la Rowan incendiaria che c'è qua. Ok. Quindi sta Lucian Skull la possiamo bellamente buttare, perché tanto abbiamo la Rowan Skull mo. Fantastico. Bene, e adesso possiamo andare sulla Sanctuary e attivare il Raid dei Guardiani, dai. Hop, e andiamo. Mettiamo giù il gettone guardiano. Tempo di ricarica mi sembra un'ottima cosa, adesso che ne abbiamo bisogno. Due gettoni? No, uno. Capito perché non è sparita subito l'icona, vabbè. Di Tocton. Ok, andiamo all'infermeria di Tannis e andiamo a attivare il raid. Il raid è qua. Se ti levi riuscirai a interagire. Grazie. Quindi questo sarà probabilmente il nostro ultimo viaggio con la Sanctuary. Perché non abbiamo più bisogno di spostarci se non per il DLC 5, credo. Quindi ultima opportunità di fare... vabbè, ultima. Possiamo farlo quante volte vogliamo, però...
ultima opportunità di fare l'attraversamento così verso quando andiamo su un nuovo pianeta non visto finora. Mamma mia, il primo colpo. Dai. Dai, diamogli un'occhiata al pianeta con la telecamera. Sapete che non riesco a resistere, io adoro queste cose. Ok, il pianeta è distrutto. Mamma mia, com'è difficile controllarlo. Bene. Andiamo. Allora. Ok, no. Mi ero dimenticato della gravità ridotta. Molto bene. E possiamo iniziare il raid. Non mi ricordo quanto ci vuole, perché mi ricordo che con una buona build quello Maliwan lo posso fare in 7-8 minuti. Questo secondo me è incredibilmente più lungo, specialmente perché dobbiamo fare la roba dei cristalli, che spero di non sbagliare, perché altrimenti ci vorrà un'epoca a farlo. Non ho mai capito perché avevano fatto l'evento dove i cristalli non ti uccidono e poi l'hanno tolto. E non l'hanno reso permanente come cambiamento. Aspetta che secondo me... beh no, perché tanto andrei poi ad avere altro. Ui, ui, ui. Calma, calma, calma. Non menatemi. Ora lo scudo. Quando? Grazie. Ma quanti nemici sono spawnati? Quanti nemici sono spawnati? Oh. Sono già quasi morto. E dai. Dai, 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 mamma mia. Facciamo un po' cambio, sto facendo fuori davvero troppe munizioni. Vediamo un po' di flipper. Ok. Mi ricordo con che consacrazione. Oh cavolo. Perché non ha la consacrazione questa che è Chaos 10? Oddio. Non dimmi che se è corrotto il salvataggio ha perso la consacrazione. Ma che cavolo. Ma com'è possibile? Ma dai. C'ho la Monarch senza consacrazione che mi serve. Ma come cavolo è possibile? Ma ci mancava, meno male che almeno non ho perso l'arma, però... Cioè... Boh. Mi mancavano questi bug. Era un bel po' che non vedevo il bug della consacrazione che sparisce. Però sinceramente, di resettare adesso, andare sulla Sanctuary, andare ad Earl e riaggiungere la consacrazione, sperando che me lo faccia fare, perché non è garantito... Non ho assolutamente voglia, raga. Facciamo raid e fine. Spiace per non avere quel bonus di danno, ma pace e amen. Lo faremo sicuramente prima di testare nuovo ora, ma ora assolutamente no.
Bro, quanto ti devi riempire ancora? Ah, ecco. Ok, adesso ci sono i guardiani, quindi ci servirà appunto questa. Il che è un po' una rottura di scatole, perché senza consacrazione farà meno danno, ma... Poi se, oh, se vedo che non fa abbastanza danno, vado a switchare su un altro elemento, eh. Se vedo che la mancanza di consacrazione è così grave. Oddio. Oddio, che cavolo è successo? Ok. Questo volevo fare, volevo far thumbnail, mannaggia. E hop. E poi dobbiamo ancora fare la missione Serio Misterio, eh? Dobbiamo ancora fare il veggente. L'ho tenuta da parte perché voglio fare tutto il resto del contenuto prima. Ah, questi vado così semplice. Ma questi vanno giù in un secondo. Tra il Revolter e la Monarch, dai. Poi è pure la Monarch è quella che ha ancora più proiettili per colpo. Quello che mi preoccupa proprio è la mancanza di munizione. Paura di sprecare davvero tante munizioni. Sto andando giù troppo in fretta. Soprattutto quando saltano, si spostano e vado a perdere il focus. Diamo un po' di flipper, va. Scappi te? Dove scappi? Stai chill. Allora, questi si possono fare senza problemi. Ok. Qua direi che sarebbe meglio switchare al radioattivo. Roccuccia. Non fa danno. Non fa danno. No, 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 no. Non mi farò fregare da quei cosi. Bro! Ma quando ti vuoi spaccare, bro? Niente, adesso non posso più farli entrambi. Devo alternare un po'. Dove è finito il bro? Ma perché il bro non si spacca? No! No, non ditemi che si è buggato! No, cavolo! Ok, no, per fortuna. Invisibilità prende. Ok. Possiamo far questo. Ok, la flipper non è di sicuro un'opzione viabile. Abbiamo bisogno di un'alternativa. Mo? Non è che abbiamo quella gran scelta rimasta. Potrei provare ad andare di Free Radical. È abbastanza precisa da essere utile. È abbastanza veloce da poter fare questo. Ok, sì, la Free Radical è stata un'ottima scelta. Meno male che ho deciso di andarla a farmare. La bisteccone.
L'unico problema è rigenerare l'abilità con la Free Radical. Dio mio, non abbiamo abbastanza burst col fatto che non abbiamo i Godroll. Fare questo ci vorrà veramente tanto tempo a fare sto raid. Bro, quanto ti ci vuole a riempirti ancora? Domanda tecnico-tattica. Mamma mia, tra un po' esplodeva l'altro che l'avevo anche ricaricato. Esplodiva. Na 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 na. Le tue esplosioni te le tieni a casa tua. Na 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 na. Le tue esplosioni te le tieni a casa tua. Ci mancava pure il Seras volante, mi sembrava giusto. Bro! Ma gli spazi personali, sì, dai! Bro, ma che cavolo! Oh, grazie, cosa? Meno male. Ok, allora... io direi di fare pausa da queste armi che ci servono più avanti. E di provare ad andare un pochino di... dov'è il Reflux? Reflux, eccolo qua. Non abbiamo tanti colpi, ma dovrebbe essere relativamente utile. Ok, sì, il Reflux è stata un'ottima scelta. Oh, ciao Revenant. Cavolo. Bro. E basta spostarti. Allora, mo c'è la sagra dei Seras che vengono fuori tutti a caso. Ma non dispiace se cadono laggiù. Buono. Buonissimo. Ok, il Reflux è assolutamente un'ottima scelta. Lo dobbiamo usare coi cristalli sicuramente. Allora, da qua di cristalli non ne abbiamo più, quindi mo possiamo andare belli tranquilli a utilizzarlo. Allora, qua possiamo far la finta, che tanto chi se frega. Ok. Quanto odio i Seras, raga, ma quanto li odio? Mamma mia, l'odio che ho per i Seras, voi non potete capirlo. Ho un odio profondo per i Seras, ma davvero è una roba... Ah. Piattaforme? Non sono ancora apparse. Bello. Ditemi che non sono saltato giù per nulla, che dovevo fare qualcosa prima, perché altrimenti ci scappa il morto.
No. Devo ributtarmi giù comunque. Per fare l'altra piattaforma. Ma addio. Io che pensavo che lo skip funzionasse ancora. A meno che non mi basta eliminare questo e appare l'altra. Mi basta eliminare questo. Adoro. Ok. Ok. Adesso aspettiamo. Ok, e adesso aspettiamo di nuovo. Mamma mia, tuffo perfetto. Oh, sti droni li possiamo ignorare bellamente. Chi se frega che ci importa. E adesso macchinette. Ok. Che ci rifacciamo il pieno di munizie. Allora, adesso abbiamo qui il bagarospolo. Le Monarch le abbiamo. Ok, vediamo se riusciamo a farlo. Vediamo se riesco a stallarlo e a fare come faccio di solito, così facciamo la kill veloce invece che quella lenta. Ok, allora, 3. Adoro. Adoro, 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 adoro. Ok, e poi giù. Merda, l'abilità non si ricarica in tempo. Bro, la fase di immunità, bro. Non te la scordare. Hai continuato a spararmi senza ragione, infame. Ok, dai. Pom. Perfetto. Implodi. Giù. Via, 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 via. Ok, dai, 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 dai. Implodi. Boom. Fase di immunità. Dai. Scappa, 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 scappa. So che appare lui lì, non è un problema. Ok. Visibilità. Dai, fase di immunità. Buono, via. Perché il problema è che sto maledetto si può spostare anche. Ok. Dai, c'avevo ancora il revolter. Adoro. Adoro, c'avevo ancora il revolver. Dai, via qua, via qua. Ok. Ok. Dai, che ce la stiamo facendo. E bonk. Dai che ci abbiamo ancora un pochino di revolter. Ok. Passiamo all'elettrico. E quest'altra fase dovrebbe essere ancora più facile perché con revolter il danno è molto più alto. Bonk. Perfetto. No, 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 no. Ok. Mi si era attivato il revolver per fortuna. Io. Ok. Bonk. Bene. Dai, due fasi e ci siamo. Dai, questo è ancora safe. Ridammi la mia abilità in tempo, infame. Ok. Indietro. Dai che rimane una fase. Di là si sta buggando, quindi perfetto. Ok. Bonk.
E via, metà raid è fatto. Dai. Dai, metà raid è fatto. Dai. Mamma mia. Allora, Quasar, Stinger. Oddio, lo Stinger ci può servire per fare la build corpo a corpo, dai, lo tengo. Ok, Epicenter chi se frega, parolaccia chi se frega, Helix chi se frega, parolaccia chi se frega, Tribolt chi se frega, Lobby chi se frega, e cosa via. Ok. Guarda che... voglio fare... Oh lol, si bugga tutto, è vero, me l'ho scordato. Andiamo a fa. Uff. Bene. Uff, raga. Uff. Sto raid è peso. Ok. Abbiamo preso tutto. Andiamo. Così ti voglio. Allora, non dovremmo avere altre creature. Ah no, un par di cavoli. Ce le abbiamo altre creature. Ce l'abbiamo sta fase qua, mo'. Ma dobbiamo ripulire quest'area che è peggio di quella iniziale, purtroppo. Ma se io usassi comunque il Reflex? Com'è messo? Sono talmente tanti nemici vicini che non dovrebbe essere troppo brutto. Ah, non sono abbastanza vicini però. Niente, questa è solo una fase rognosa. Madonna, come mi sono aumentati gli FPS. Quest'area si lagga molto meno. Ma quanti nemici sono spawnati? No, no, adesso il Reflex dovrebbe andare da Dio, dai. Mi fai cascare nel vuoto. Se mi fai cascare nel vuoto, infame. Ok. Sai che siamo a due terzi fatti di quest'area. Così possiamo proseguire. Abbiamo i cristalli. Non mi ricordo se abbiamo solo un set o due set di cristalli in quest'area. Secondo me sono due set. Uno da 3 e uno da 4. Lì il Reflex ci darà un immenso aiuto. Ok, dai che stiamo arrivando giù. Ultimo quarto. Dai. Non è un problema. Boom. Ok. Mamma mia quanti nemici che ci sono. Ok. Ok. No, ci manca ancora qualche nemico. Non sono arrivate le piattaforme. Ok, adesso ci sono le piattaforme. Vibro tutto. Ora, se sbaglio il parkour, sono fregato. Ok.
Ok. Ah no, sono qua i 4. 1, 2, 3, 4. Ok, quindi questo dovrebbe essere l'ultimo set. Quindi qua devo fare molta attenzione a come riempio i cristalli. Devo fare molta attenzione perché questi si scaricano molto in fretta. Con una build perfetta si possono caricare una alla volta. Ma insieme così bisogna fare una sorta di giro intorno. Un po', un po' e un po'. Quindi. Ok, basta. Poi vado a far l'altro. Andiamo a dare un bel po' di carica. Questo ci va anche a ridurre quanti nemici abbiamo intorno, perché... Possiamo riempire, secondo me. Oh! Che è sta roba? No, non mi piace. Non mi piace, non mi piace. Basta, devo andarmene. Devo fare gli altri. Coso? No, 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 no. Via, 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 via,
sono solo tre? Oddio, no, allora mi sa il set da 4 e dopo. Oh, Cristo. Ho contato male. Oh, santa pazienza. Ok, questo lo posso riempire invece. Questo lo posso riempire, poi riempo quello di mezzo e poi riempo l'altro. Però, ma levati. Che cavolo. Beh, lui deve volare qua in mezzo. Deve andare a dar fastidio lui. Pure lui. Ma state a casa vostra, ma dai. Dai, riempiti, su. Ok, mamma mia che peso. Poi, adesso possiamo andare a completare quello di mezzo. Issa, dai. Ok. Ho messo l'altro, ok, c'è ancora una carica buona. Ok, ora ultimo cristallo, dai. Spero di essere a posto e che non abbiamo altri cristalli. Certo che se volano da soli senza nessuno vicino, io l'abilità non me la ricarico mica.
E dai. Oh, ce l'abbiamo fatta. Spero che non abbiamo altri cristalli, raga. Spero davvero. Non mi ricordo se c'è anche una sezione dove ne abbiamo 4. Sicuramente farlo in 3 o 4, questo è molto più facile, che si può stare in cristalli diversi allo stesso tempo. Farlo da soli è un massacro. Allora, non mi ricordo se questi... No, questi sono obbligatori, purtroppo non sono opzionali. Niente. Ricordavo che ce n'era una parte che era opzionale, era l'unica parte dove potevi evitare i nemici, ma... Temo di essere in errore. Mamma mia. Uff. Questo video probabilmente sarà il più lungo dell'intera serie. A meno che Movora non, per qualche ragione io non riesca a sopravviverla per... boh, ore. No, 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 no! 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 Mi tocca rifare tutto. No, regà, regà, mi dispiace. Mi dispiace. Voi sapete come sono fatto io per ste cose. Quando le robe sono fatte, programmate male, io mi rifiuto di accettarle. Io mi rifiuto di accettare che devo respawnare qua giù e rifare tutte quelle robe, rifare tutti quei cristalli. Per cui, regà, io adesso vado a attivare i cheat e... Questo gioco può andare a quel paese, perché non è possibile. Quindi adesso io vado ad attivare vita infinita, munizioni infinite, nessuna ricarica e danno infinito. Ok. Perfetto. No, perché così non è possibile. Poi magari mettiamo pure abilità d'azione senza cooldown. Boh. E adesso tiriamo dritto così. Perché io mi rifiuto di andare a rifare tutto, di dover patire di nuovo, perché sto gioco l'avrebbero potuto sistemare molto. È una cosa che è stata chiesta da quando è uscito il raid a inizio gioco, di Porcaccio e poi Cagnaccio andare a togliere quelle parti di parkour dove puoi scivolare con dei buchi nel nulla, neri dove non si vede nulla e non si capisce nulla. Non l'hanno mai fatto. E pace amen. Io di sicuro non starò lì a giocare e a fare quello che vogliono loro su sta cosa. Mi dispiace, regà. Voi magari potreste pensare: oh no, non sa giocare sta città. No. Questi raid, regà, io c'ho quasi 2000 ore ormai su Borderlands. Sti raid li ho fatti tanti di quelle volte che ormai mi cascano certe cose a farli normalmente. Però ovviamente, cavolo, sto facendo una serie veterana dove vi faccio vedere tutto. Mi sembra giusto fare in che rede, non lo vado ad evitare solo perché non mi piace. Ecco, un conto è fare il raid anche se non mi piace, perché mi sembra giusto nei vostri confronti e nei confronti della serie. Un conto è dover fare il raid una seconda volta perché è stato letteralmente fatto con un design sbagliato, punitivo, senza ragione. Perché quelle piattaforme devono sparire quando uno fa parkour e ti devono far respawnare indietro? Perché non c'è un benedettissimo respawn dopo i cristalli e non prima, e io mod mi tocca rifare i cristalli da zero? Ecco. Queste cose sono cose che sono un design sbagliato. La community se ne lamenta letteralmente da quando è uscito il raid. Da prima ancora che abbassassero la difficoltà del raid, perché per chi non lo sa,
Sto raid è uscito con una difficoltà tale che era quasi impossibile farlo allora. Adesso lo possiamo fare perché sarebbe la volatilità 4 giocatori, quella che possiamo cambiare all'inizio. Però all'epoca non si riusciva a fare praticamente da soli. Voi direte, no, avevi solo una build sbagliata. No, no ragazzo mio, non avevo una build sbagliata. Anzi, il problema è che non c'era il Revolter all'epoca. Il Revolter non esisteva. Quindi senza il Revolter che ti praticamente fa un per 4 se non un per 5 sul danno tra fire rate e danno elettrico aggiuntivo, le build non funzionavano. Al massimo Moz poteva fare qualcosa, ma da soli era davvero tortura. Per cui, davvero, sto raid... Infatti ci sono delle mod, mi ricordo male c'era quella di Epic NNG, bello il bug grafico, adoro, che andavano a togliere le parti di parkour, quelle laggiù, e a renderle visibili le piattaforme, a rendere il terreno che si può toccare, eccetera. Si può vedere senza quella parte nera laggiù, perché altrimenti era una cosa, una follia, letteralmente. Oh, il mio cane continua a perire, vedevo di... Ciao cane. Io, scusate, perché sto usando l'abilità non lo so, visto che tanto faccio abbastanza danno a far così. Ok. Allora, questo faccio avanti e indietro perché voglio essere sicuro che non mi esploda in faccia. Poi, una volta che abbiamo superato la parte dove sono cascato prima, tolgo i cheat e continuiamo a farlo in modo regolare. Non voglio cheatarmi tutto il raid. Semplicemente mi rifiuto di accettare il design di come è fatta sta parte, per quanto è punitivo. Questi particellari, madonna, fanno perdere tanti di quegli FPS, che è una roba assurda. Fortuna che ho super damage one hit one kill come danno attivo. Guardate quanti colpi mi ci vogliono eliminarli sti cosi. Ok, pausetta, andiamo all'altro cristallo. Bro, perché? Ok, carichiamo questo del tutto e poi torniamo indietro. Ok, allora... Secondo me... Facciamo così. Ma potrebbe essere semplicemente il one hit one kill è buggato. Sì, era buggato, adesso funziona. Adesso è come doveva essere. O meno no, non funziona come doveva. Ma perché, ragazzo mio, non funzioni come devi? Proviamo a utilizzare l'aumento moltiplicativo del danno, facciamo per 15. Dovrà pure essere abbastanza per 15 per one shotarli in un colpo sti cosi. Ok, torniamo indietro, chiudiamo il cristallo e facciamo l'ultimo segmento che mi ha tolto prima il gioco. Io ho il danno per 15 più un per cento sul danno. Cioè praticamente un 1500% di danno. Molto bene. Mi sembra tutto molto sensato quello che sto vedendo. Ho la leggera impressione che il one hit one kill non funzioni col reflux. Ah, i cheat non aggiornati da 3 anni e mezzo. Praticamente li uso soltanto quando devo mostrare le granate, ma... sono utili anche per fare ste cose. Allora, torniamo qua. Finiamo quello che ho fatto prima. Tra i vari ci sono ancora le armi che avevo droppato. Sti infami. Ah, con Revolver... Cioè, scusa, dov'è il one hit one kill? Mi scusi. Cioè, su alcuni nemici va, su altri no. Ho capito. Cioè, se gli sparo in bocca funziona. Se non lo becco con tutti i proiettili non va. Vabbè. Dai, cosa? Fatti il sasso.
Ma scusate, qua non ha spawnato un cavolo. Mi ha già rifatto la piattaforma. Comunque, dove sono cascato prima? Era qua. Io ho saltato e poi sono sbattuto contro quel sasso qui. Ok, quindi mi fermo qua alla piattaforma. Io vado a togliere i cheat. Andiamo a rimettere tutto come era prima. Allora, no, l'ho disattivato. Ok, 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 ok. E ok. Perfetto. Adesso i cheat sono tornati giusti. Quindi tutti disattivati. Vediamo se il danno è corretto. Tutto disattivato come dovrebbe. Sì. Adesso di sicuro non sono attivi, mamma mia. Un colpo non li fa esplodere da invisibile. Adesso è tornato tutto a posto, ok. No, 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 no. Si mi butta... Cioè, anche sto buco qua nel vuoto. Ti spawnano intorno e ti butta nel buco. Perché? Perché mi devi dare un design del genere e poi farmi fare il giro giù? Io non... Perché? Sono cose che non capisco. Le munizioni le stiamo finendo adesso, ricarica. Cascata ancora. Ma spinto giù. Perché gli attacchi ti devono spostare? Che odio. Che odio. Ok, io proverò a utilizzare un altro cheat a sto punto. Che si chiama Teleport Waypoint Location. Se riesco ad aprire la mappa e piazzare l'indicatore, dovrei... Non posso aprire la mappa. Dovrei potermi teletrasportare. Io a sto punto provo a teletrasportarmi là direttamente. Mi rifiuto di rifare sto pezzo. Se non funziona il raid, finisce qua e non lo rifacciamo il raid, eh? Ve lo dico subito. Che io il design così della mappa sono tra le cose più stupide che io abbia mai visto. E ho un odio folle verso tutto questo. Quindi, o funziona... Ok... Se non funziona, se si bugga tutto, ah, fangul. Io... Spinto da dietro. Spinto da dietro. Spinto da dietro. Che odio. Che odio. Che odio, regà. Che odio. Questa è la cosa che abbiano disegnato al peggio di tutto il gioco. L'ho già detto in non so quanti video. Perché ci avevo fatto anche un video a riguardo spiegando... Quali erano gli errori di sto raid? E continuo a vederli gli errori di sto raid. Continuo a vederli. È letteralmente senza senso sto raid. Non ha senso che sia fatto così. Non ha senso che ti obblighi a morire perché i nemici ti spostano nel vuoto. Perché ti saltano addosso e ti spostano. Guarda quanto vengo spostato in giro. Guarda che roba. Uno come fa uno? Cioè, voi immaginate uno che magari non sono anni che gioca a Borderlands. Uno che, non dico abbia appena iniziato a giocare, però è un giocatore qui e là. Però non è che abbia quei gran riflessi. Ecco. Come dovrebbe fare uno che viene spostato continuamente così? Si gira da guardare cos'è che lo sta spostando e finisce per terra. Cioè, posso capire che è un contenuto endgame. Quindi vuol dire che deve essere qualcosa di difficile. Però non deve essere difficile perché... I nemici ti buttano del vuoto. Deve essere difficile perché è difficile. Così non ha senso. Ora, qua dovrebbero apparire piattaforme viola. In teoria. No, da lì è da dove sono arrivato. Che dico? Da qua. Ah, una volta qua c'erano le piattaforme viola, se non ricordo male. E poi le avevano tolte perché la gente finiva per terra a utilizzarle. Ok, finalmente dovremmo essere alla fine ora. Spero ci siano macchinette. Sì, ok. E ora possiamo testare la nostra build contro il boss. Mamma mia. Voi considerate che se moriamo contro il boss dobbiamo rifare tutto questo? Cioè non c'è un respawn qua. Se voi capite quanto mi faccia... sta roba. Mamma mia, allora... Cheat sono tutti disattivati, ok, quindi il boss è regolare. Bene. Andiamo. La missione è completamente buggata. La missione si è completamente buggata, è rimasta indicata là in mezzo. Potrebbe non spawnare il boss. Ah vabbè, in quel caso faccio i teletrasporti, eh.
si è buggato tutto, non frega nulla. Ok, facciamo teletrasporti, si è buggato tutto. Dio che fastidio, raga, che fastidio. Che fastidio. Ah, quindi comunque devo fare tutti e tre i cristalli ancora. Altrimenti non spawna il boss. Allora, super danno, fuoco ultra rapido, super precisione, niente ricarica, munizioni infinite, vita infinita, scudo infinito. A posto, niente rinculo. Ci ho messo tutto. Cioè, sta Monarch mo dovrebbe... Ecco, appunto. Anzi, neanche la Monarch. Ci abbiamo noi qualcosa che rimbalza? Se invece della Monarch andassi con lui. No, perché non critta. Così critta, così. Così critta. Ok, con questo dovrebbe essere molto più facile. Ah, perché io mi rifiuto, raga, io mi rifiuto. Non ho messo l'abilità infinita. Ah. Ah, dov'è? Dov'è? Action skill, niente cooldown. Ok. Ok. Oh, vabbè. Adesso voglio proprio vedere... Ah, beh, adesso voglio proprio vederli ad avvicinarsi. Aha. Aha. Se qualcuno di voi soffre di epilessia, non vi consiglio di guardare il video finché non arriviamo di nuovo al boss, ve lo dico. Consiglio d'amico, non guardate. Carichiamo un po' questo. Andiamo in mezzo e poi torniamo a questo. So perché non abbia pensato al Revolt all'Hellwalker prima con quel super danno e tutto. Di sicuro lui quando passa i critti che cosa le fa? Ok, adesso andiamo in mezzo per evitare l'esplosione. Però non andare a spostarmi adesso, su. Fai il serio, dai. L'ho già fatto troppe volte sto livello. Fai il serio perché non ti conviene. Mamma mia, raga. Non so se sentite l'odio che sto provando profondamente per questo livello. Sappiate che se farò mai altre serie su Borderlands 3 non mi vedrete mai più fare questo raid. Magari potreste vederlo come background in qualche video, la prima parte dove non devo rifar nulla e fine. Mi vedrete mai più fare dei video su questo livello. Mamma mia. Finito? No, non ha finito. E perché mi ha fatto l'esplosione allora? Ma dico io. Ok. Andiamo là. Ok, finiamo questo. Poi la missione dovrebbe aggiornarsi. Dovremmo essere a posto. I nemici li abbiamo già affrontati. No. Questi li ho già ammazzati tutti, non dovrebbero respawnare. Ok, fatti strada fino al segnale. Dai, ok. Teletrasporto. Ok. Boh, adesso è a posto. Torniamo a disattivare tutti i cheat. Boh, mamma mia. Sappiate che se muoio una sola volta io non farò di nuovo il livello, ve lo dico, anche se mi ammazza il boss dico vabbè la mia build fa schifo e mi fermo lì perché mi rifiuto di andare a continuare. Allora andiamo a rimettere la Monarch. Monarch viene a me. Dove sta la Monarch? Qua. Boh, buona fortuna a me, buona fortuna al boss perché se mi ammazza non mi vedrà mai più. Andiamo. Ok. L'odore di bottino.
Allora, è che il bello è che è una bella boss fight, a parte magari le fasi di immunità, ma è una bella boss fight, cavolo. È veramente bella come boss fight. È proprio rovinata. Ok, quindi ora... No, se io riuscissi a fargli esplodere... No, no, no. Ok, per fortuna non è one shot, ma mamma mia. Se mi one shottavo ero fottuto. Vai, Wanda. Wanda Nara, stai buona. Se io riuscissi a fargli esplodere quei cosi di fianco, quei cosi che mi esplodono addosso a me, gli vado a rompere la fase di immunità al martire. Però glieli devo far esplodere di fianco, appunto. Ecco, guardate. Fase di immunità interrotta. E lo buttiamo a terra. Questo velocizza tantissimo il fight. Ok, quindi mo, Reflux. Sta roba delle quattro isole è bellissima perché se stessi giocando con altri puoi vedere gli altri intorno. Allora. Bello, il tizio è immune a tutto, mi sembra giusto. Ok. Dai. Dai che... Ah, è vero, lui si sta pure curando nel mentre, mi ero scordato. Vabbè, tanto non mi dà altre fasi di immunità quella cura, quindi... Bro, ma vuoi implodere, madonna mia? Dov'è finito? Sì. Ah, su. Una bellissima boss fight, il fatto che ti sposta, tutte ste cose. Cioè, è veramente una figata. Il problema è come ci si arriva a questa boss fight. Insomma, è un grandissimo problema. Guarda che bello. Guarda che bello questo. Se stesse giocando con altri giocatori, voi vedreste i giocatori in queste altre mappe. Se giocate da soli, se non ricordo male, mi mette qua. Se giocate con altri giocatori, vi sposta ogni giocatore in ognuna di queste quattro mappe qua intorno. Voi combattete qua intorno. È molto bella come parte, davvero. È una meccanica fantastica il fatto che divida i giocatori così. Il problema è come uno è costretto ad arrivare qua. Quello che è massacrante come percorso. Ok. Il portale dov'è? Là. Che cavolo, mi sono buttato indietro. Ovviamente. Almeno l'indicatore sul portale, sì. L'indicatore sul portale era abbastanza fondamentale come cosa. Ok, quindi mo entriamo, gli andiamo a spaccare uno dei due cristalli, perché tutta sta cosa la dovremo rifare. Che bello. Questo livello è tutto riguardo a rifare le cose. Ah no, nemmeno. Com'è che ci si arrivava? Dovevo arrivarci a mano? No, è impossibile. Ah sì, dovevo arrivarci a mano. Vabbè, almeno gli ho tirato una bella smartellata. Sì, ma stai calmo. Stai calmo. Ok, dai, evoca. No, che si è spostato, mannaggia. E mo come ci passo intorno ai bombaroli? Buono. Dai, ricarica. La mia abilità, sì, l'ho attivata e me l'hai tolta. Ma sei un infame. Ok. Saltami in groppone. O anche no. Sì, levati.
Ok. E ora lui mi spara di nuovo in malora sull'isola. Ok. Buona, è una delle isole piccole. Adoro. Così i nemici sono più vicini. Il mio Reflux sarà molto contento. Dai che siamo quasi finalmente alla fine, raga. Dai. Quasi. Ci siamo quasi. Non ci posso credere. Sono veramente euforico. Ovviamente devo beccarmi il Seras che doggia qualunque roba. Matrix, lui. Finito di essere Neo. Fortificato anche, oltre che posseduto. Mi sembra giusto. Mi sembra giustissimo, bro. Almeno ti avvicinassi agli altri, eh? Mi ricarico il Revolter, grazie. Bella la tua fortificazione. Guarda che bella che è st'isola, è cortissima, non ci vuole niente a farla. Ok, mo' devo tornare sopra. Spacca il coso, spaccare lui. Dai che ci siamo quasi. Andiamo a fare fotina veloce veloce. Giusto perché se siamo arrivati fin qua giù voglio avere la prova. Bonk. Abilità, abilità, abilità. Cazzo di infame. Ok. Via, 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 via. Posso i bombaroli. Dai, choppa. Ok. Due kill, dai. Ok. Ne mancano due. Dai. Ok, c'è i bombaroli dietro ancora. Il revolter dovrebbe essere sufficiente. Non lo è. Dai. L'ultima. Ok, dovrebbe essere abbastanza vicino. Dai. Ma va a cagare, raid orribile. Se non sbaglio mi devo nascondere dietro e mi spacca comunque, forse. Non mi ricordo. Ma nel dubbio andavo a far pulizia qua. Ok. Mamma mia, raga. Ma che cavolo di... Raid era, ciao Smog, sei... ciao. Globetrotter. Oh. Non... Abbiamo ottenuto tutti i drop, però... È abbastanza penoso. Essere sinceri come i drop, quelli suoi. Ok. Qua giù ci stava tipo... Neanche una cassa, niente. Ah no, la zona dove la gente sta quando muore, vero. Perché quando muori là in mezzo al fight, tu stai qua, mentre gli altri fightano. Gli puoi ancora sparare, per carità, al tizio, però. Va bene, dai. Ce l'abbiamo fatta. Mai più. Non giocherò a sto livello mai più per finirlo. Mamma mia, che schifo. Ci vediamo nel prossimo episodio, va. Che il veggente dei Movora ci aspettano.